Inquinamento, il nuovo piano di rifiuti regionale, la giunta regionale ha previsto la realizzazione in Umbria di un nuovo inceneritore. Il suo parere in merito? È un modo per volgere lo sguardo al passato, per volgere lo sguardo a un sistema di gestione dei rifiuti ovviamente che è obsoleto, ormai superato. Noi ovviamente quelli che ci sono per carità ci riteniamo, ma pensare oggi di installare nuovi inceneritori non è quello il futuro, perché il principio dell'incenerimento, della combustione è un principio contrario all'economia circolare. Noi dobbiamo lavorare sulla differenziata, la raccolta differenziata. In un momento come questo stiamo tutti a dire, ce lo dicono i produttori, gli imprenditori, mancano le materie prime. Le materie prime e seconde noi le dobbiamo recuperare, non dobbiamo buttare lì e bruciare tutto. E quindi abbiamo sicuramente per l'Umbria, dobbiamo lavorare a progetti che guardino al futuro, guardino a impianti ecosostenibili, guardino all'economia circolare, a una logica del riciclo, abbandonando, dismettendo la logica del rifiuto, che oggi peraltro è molto più sconveniente dal punto di vista economico. Avete visto, il Parlamento europeo ha approvato una modifica per cui con gli inceneritori, i termovalorizzatori, bisognerà pagare anche l'inquinamento che si produce, le emissioni di CO2, quindi saranno meno convenienti dal punto di vista economico. Presidente, siamo a Narni, da qui nel 2019 partì un po' quella che possiamo chiamare un'alleanza con il Partito Democratico, oggi invece possiamo definirla una città, indicarla una città come una nuova ripartenza? Vedete, Narni diventa significativa anche di questa nuova ripartenza, si trova al centro un po' dell'agenda politica e sono qui per questo, per testimoniare questa attenzione anche da parte del Movimento 5 Stelle, per ridare slancio a un confronto con il Partito Democratico ma anche con le forze progressiste. Il vento del cambiamento in Umbria, dopo ovviamente la svolta che c'è stata a livello regionale, è più urgente che mai.